Ciao a tutti quanti e benvenuti a questo nuovissimo video di Locoloco 2 Remastered, yeah! Era così talmente tanto tempo e non porto Locoloco 2 Remastered, raga. Però alla fine finalmente sono riuscita a registrare, finalmente. E sono stati io le altre volte, io non avevo tempo, ecco. E adesso faremo Jabba Jab 2. Rovine scoperte nella giungla, capulicchio somiglia a un frutto locoloco, non fatti ingannare. Come al solito con locoloco rosso, e c'è di nuovo il re dei Mumui. Che insegna stavolta? Ah, a questo si chiede fare Tarzan, cioè proprio più Tarzan, cioè proprio... Ah ok, dobbiamo premere il tastiere 1 e L1. Dobbiamo praticamente fare tipo così, dobbiamo tenere insieme sopra quei cosi. Non ci sono alcuni livelli in cui c'è bisogno di questa cosa, perciò quindi off camera gli farò appunto. Vabbè, la tenerezza è ancora questo. Sì, vabbè, tipo quella che ritorna. Ritorna pure questa cosa. Raga, ecco la capulicchio. Come si fa a capire chi è capulicchio? Cioè il frutto locoloco non bisogna mangiare. E questo coso qua, guardate la differenza di come si muove appunto il frutto locoloco. Non dovete mangiare questo qua sopra, perché appunto è quello là che appunto si mangia il locoloco. E tanto c'è una scimmia a caso. No! No raga! Guai il rischio, cioè avevo paura che beddevamo quel frutto locoloco. Cos'è questa specie di coso strano? Ok, Ah ok, cioè proprio praticamente che era Jacobalini. Era tipo una specie di unicorno locoloco, cioè proprio. A parte che non si abbia niente fatto un unicorno a questa cosa. Sembra più una specie di elefante strano che non so che gli è successo. La carota addormentata, ritorna pure questa. No, però il frutto locoloco non lo voglio perdere. Mi ricordo pure una parte che... No. Qua c'è proprio... C'è disco, c'è proprio... Facciamo pressione. Continuiamo adesso la spina. Dopo la corsa non vuole scendere. Ma che sta facendo? Qua rischio! Il rischio e la colpa andava sulla spina. Raga, come al solito, questa zona qua non ci possiamo andare perché appunto dovremmo di nuovo per l'ennesima volta incontrare il re dei Mumui. No, raga, facciamo attenzione a quelle spine che penso che sia una cosa super negativa. Qua per poco cadevo. Il colpo si è appeso a caso su una cosa strana. Cos'è questa roba? Guarda, ma come andava qualcosa? L'ha preso! No! Attenzione a questi! Poveri sono forti, cioè dopo ci sono di nuovo sono forti. Riusciremo mai a prendere qualcosa? Ah, fino a... Ma no! No, raga, è caduto, cioè proprio... Ah! Infatti è il cannone individuato, questa specie di coso. Wow, grazie. Ma che succede? Io quello che adesso si vuole mettere a centro per fare una cosa, per farsi mangiare da questa cosa, che è tutto quanto strano quello che adesso. Cos'è questo coso?
Siamo un coccodrillo con l'uccellino. E completiamo il livello. Ok, ecco questo, sì, vabbè. Vediamo un attimo solo che cosa abbiamo sbloccato. Questo Mumui S Bumbuito, un neo di pesca. No dai, sono curiosissima di questo episodio. A parte il gufo strano. Vabbè raga, comunque questi video poi come al solito li vedremo a parte di un video in particolare, che se sia il video diventato troppo grande e così. Caro caro uno, tra l'altro c'è dopo la colorazione, l'ho colorato meglio. Vabbè, basta impazzire, con il tuo amico Cosita. Quanti suoni tematici ha il gnocchi ballerino a risvegliare il totem addormentato? Basta con i gnocchi, cioè proprio... Vabbè, lo gnocchi ballerino. Cioè proprio lo gnocchi ballerino, cose strane. Ah, che cioè noi siamo così con questo coso che butta sopra. Che butta a caso il Coco Rosso. Tra l'altro questo qua è un livello tipo in cui la Coco Rosso aveva fatto il flipper. Cos'è questa specie di macchingegno strano, raga? La Coco Rosso sta facendo flipper su questi cosi. Aiuto, ci siamo incastrati, raga. Raga, è praticamente flipper. Attenzione a Mojo. E che cos'è questa qua, la versione del tipo urla, che urla, che tipo esempio pietra focaia, cioè proprio cosa sono questi cosi, sono tipo dei totem addormentati. No, no, no raga, abbiamo perso il loco loco rosso, un loco loco rosso, raga, giocherò il livello. Per fortuna a me non devo rigiocare l'altro, perché l'altro l'abbiamo completato al 100%. E qua in poche parole dovevo mettere questa specie di ocarina, che non è del GFZ Ocarina of Time, che io non lo porterò mai sul canale, perché io appunto il gioco non ce l'ho. E ha svegliato appunto questi totem. Lo colloco praticamente, bisogna mettere qualcosa quello là, ecco, uno di questi cosi tipo. Poi ne dobbiamo trovare un altro e metterlo qui. In modo tale che svegliamo appunto i totem addormentati, tipo questo qua gigantesco. Quanto stocco di Mojo che c'è in questo luogo. Mio Dio. Questo qua è un totem che adesso si risveglierà, infatti. Un cactus. Perché dopo quello sì si sono impiccioliti a caso se si sono andati in una zona davvero normalissima. È più facile collezionare insetti in questo livello. Prendiamo questo altro Mumui. Lui è dentro all'ocarina. E torniamo qua dietro, cioè qua all'inizio. Ok, abbiamo tolto questa massa che ci sbagliava la strada. Non andiamo ancora là perché c'è un frutto loco loco qua. Ovviamente siamo 19, in realtà dovremmo stare 20, però abbiamo perso quello con l'occhio appunto. E dovrò rigiocarmi il livello. E così qua li butta via sul coso, che fa via tantissimi joystick. Praticamente tutto è loco loco rosso. Infatti ecco, non è individuate per sparare. Abbiamo sbagliato un altro totem. Così completeremo il livello. Povero Mumui, che ha trovato qualcosa. Strano. Ah, bene, adesso dobbiamo andare contro i bimbui. Il mostro è davvero abbastanza tragica la situazione. Perché? Perché la sensibilità, raga, non mi trovo con la sensibilità, è troppo bassa. Non riesco a capire tutti quanti i bubui, cose del genere.
Ecco Lilla che attaccano. Ferma Bubui con il nuovo cannone. Campagna Bubui. I Bubui stanno attaccando la casa e Bubui usa il cannone per difenderla. Di solito io sono scarsa. Certe volte ci sono pure tantissimi Bubui, ma questa qua è la battaglia iniziale, ovvio, ci sono pochi Bubui. La battaglia è di Bubui con il cannone. Usa la levetta a sinistra per muovere il cursore e premere il tasto cerchio per lanciare le pietre. Gli attacchi di Bubui consecutivi possono distruggere la casa di Bubui. Attenzione! No, raga! Ecco, già c'è proprio, partiamo malissimo. Ecco, raga, già l'ho perso di nuovo. No! Vabbè, raga, un solo colpo non fa niente. Vabbè, e viva sconfitto di lui. Pietra galonga sarebbe tipo cose che lanciano addosso ai bubui. La bomba. Ma succede roba. No, raga, i bubui hanno trovato di nuovo questo coso qua, se sbaglio si chiama bonmuccio, cose del genere. Ok, lo colloco giallo e lo colloco viola, stanno chiacchierando a casa, non so di che cosa. E vengo disturbati dai bubui insieme a quel coso, dunque tante. Lo colloco rosso e lo colloco nero, stanno dormendo, cioè lo stanno facendo. Ma adesso mai no, quella cosa sto fa sempre i buoi inquietanti. No, raga, il locoloco. Il locoloco blu. No. Il locoloco rosa e il locoloco verde. Raga, mancano proprio loro tre, proprio. Raga, no, il locoloco verde è il prossimo locoloco che utilizziamo, dai. Oppure il locoloco rosa, il locoloco verde e il locoloco rosa. A meno che i bubui hanno rotto le scatole del 2-3 e finalmente io quello cosa ho tutti quanti uniti, yeah! Vabbè, ma vediamo un attimo se come si chiamano. Chavez tipo la moda, e lo quello verde si chiama Chavez, cioè tipo la moda a caso. Una qualcosa Briffy, principessa di stile, bene. Il locoloco blu, Ubley, tipo volace. Vabbè, la canzone bruttissima, più brutta della storia, quest'anno. Vabbè raga, lasciamo perdere questa canzone, quella del locoloco verde è bellissima. Vabbè raga, il locoloco verde lo selezioniamo. Bene raga, e i bubui dovremmo appunto fermarli. Oh, un bubui, non fatelo scappare. Sono tre di bubui, bubui. Jump one, due. Ma chi? Che bubui fa? Vabbè, strano. Comunque raga, adesso vado un attimo sulla casetta di Mumui per risolvere appunto alcune faccende. Ah, possiamo pure potenziare il cannone. E viva dentro Mumui, questo è per te. No, dai, su raga, pensavo fosse la mappa. Vabbè, intanto creiamo la macchina fotografica. Ah, raga, il grammofono, non so come si dice. Però comunque con questa qua, infatti, ora puoi scegliere canzone che esce la tua collezione. Vediamo un po' quali abbiamo. Abbiamo Casa di Mumui, ascolta queste canzoni nella Casa di Mumui. Chiama il Locoloco 2, il Locoloco e Mumui, sono amici, cantiamo tutti insieme. La canzone di Locoloco, una canzone originale di Locoloco per cantare insieme a loro. Però appunto difende appunto il Locoloco che canta. Poi chiama il Locoloco 2, sì vabbè lo sappiamo già, quello là. Quello che avete sentito nel primo episodio, cioè proprio all'inizio del primo episodio. Nella schermata del titolo, ecco. Comunque, raga. Spero davvero che questo episodio vi sia piaciuto. Nel prossimo episodio faremo Jump World 2. E ciao!